Buongiorno ragazzi, parliamo ancora un po' di limiti prima di iniziare a entrare nel vivo degli esercizi. Oggi vedremo l'algebra dei limiti, l'ho divisa in due parti. Nella prima parte vi spiego che cosa sono le forme determinate e indeterminate, importantissime per poter svolgere gli esercizi. E la seconda parte riguarda le regole per il calcolo dei limiti. Iniziamo a parlare di forme determinate e indeterminate. Nell'algebra classica, se prendiamo una A appartenente a R, io so che 0 fratto A è uguale a 0 per ogni A diverso da 0 e che A alla 0 è uguale a 1. Questi sono due calcoli ovvi che noi abbiamo sempre usato all'interno ovviamente dell'algebra classica. All'interno dell'algebra dei limiti, quindi solo all'interno del calcolo dei limiti, possiamo vedere che ci sono delle forme determinate, cioè delle operazioni che coinvolgono infiniti e infinitesimi per le quali è già possibile conoscere il risultato, come quella di prima. 0 fratto A è uguale a 0 in qualunque tipo di esercizio venga trovato. Iniziamo a vedere il rapporto tra numeri infinitesimi. Riscriviamo 0 fratto A uguale a 0. Andiamo a vedere un infinito fratto A. Quindi se io ho un numero molto grande, infinite caramelle, e devo darle a un numero finito di bambini, ovviamente ragazzi è chiaro a tutti che avranno tutte infinite caramelle. Non so il segno dell'infinito, non so il segno di A, quindi io metto come risultato infinito, ma non determino il segno di questo infinito. Andiamo a vedere un'altra forma. A fratto infinito invece, e scriviamo ovviamente l'ultima, tanto avete capito, A fratto 0 quanto fa? Allora, se io invece ho, torniamo alle nostre caramelle, un numero finito di caramelle, ma ho infiniti bambini, ragazzi, direi che va molto male. Diciamo che questo tende a 0. Anche qui non conosco il segno di A, non conosco il segno di infinito, quindi non so se questo è uno 0 più o 0 meno, cioè un numero vicinissimo a 0, ma negativo o positivo. L'ultimo caso invece necessita di qualche osservazione maggiore. Se io voglio fare A fratto 0, allora se x tende a 0, quindi pensiamo di avere un numero che tende a 0 a denominatore, non proprio 0, perché ci siamo ragazzi che ci hanno insegnato fin da piccoli che non si può fare un numero fratto 0. Noi però stiamo lavorando e stiamo parlando di forme determinate che vengono trovate all'interno dei limiti. Quando io avrò una x che tende a 0, che si avvicina tantissimo allo 0, quindi posso dire che se x tende a 0 sicuramente è minore di 1, quindi può essere scritto questo numero vicino a 0 come una frazione. Vediamo un esempio. Se considero 0.1, quindi 0,1, a fratto 0,1 può essere scritto come a fratto un decimo. E quindi posso vederlo perché ha denominatore una frazione e quindi posso ribaltare, creare un prodotto A per 10 fratto 1 e quindi il risultato viene 10A. Quindi vedete ragazzi che io sono partita da dividere il numero A per qualche cosa di piccolo, di minore di 1 e sono arrivata a un risultato più grande di A. Capito questo procedimento, proviamo come un altro esempio. Se io ho 0,01, allora ci siamo che posso scriverlo come A fratto 0,01, quindi come A fratto un centesimo e quindi il risultato mi darà 100A. Ma 0,01 non è proprio vicino a 0, è un numero ancora abbastanza lontano. Possiamo avvicinare questo numero tantissimo allo 0. Diventerà uno 0, tantissimi zeri prima di arrivare a un 1 e quindi il risultato della mia frazione sarà un numero davvero grande. Quindi questo vuol dire che la frazione, se io potessi mettere a frazione il numero più vicino a 0 in assoluto, che ovviamente è impossibile, ma un numero che tende a 0, posso dire che A fratto 0 tenderà sicuramente a un valore infinito. Anche qui non conosco il segno dell'infinito perché non conosco il segno di A e non conosco il segno dello 0. Quindi con infinito generico indico un infinito con qualunque segno. Per lasciare più chiaro il nostro schema, cancello quest'ultima parte che abbiamo scritto per spiegare A fratto 0 uguale a infinito e aggiungiamo altri due casi.
infinito fratto 0 che cosa farà? E il reciproco 0 fratto infinito. Andiamo a vedere come possiamo determinare, utilizzando le quattro formule, chiamiamole così, precedenti, come possiamo risolvere questi ultimi due casi. Infinito fratto 0 lo posso vedere come infinito fratto a per a fratto 0. E quindi per la seconda e la quarta delle formule appena viste, io ho che infinito fratto a e a fratto 0 fanno entrambi infinito. Quindi infinito fratto 0 mi darà come risultato infinito. E andiamo a metterlo nella nostra tabellina. Il secondo caso, analogamente a questo appena visto, si può spezzare la nostra forma 0 fratto infinito nel prodotto di che cosa? Di 0 fratto a per a fratto infinito, perché grazie a una semplificazione questa è un'identità. Il primo mi dà 0, il terzo che abbiamo già visto mi dà 0 e quindi questo prodotto mi farà 0. E andiamo a inserire questo risultato nella nostra tabellina. Anche in questo caso cancelliamo le spiegazioni e andiamo avanti a vedere non il rapporto tra numeri infiniti, ma le somme tra infiniti e numeri. Vediamo somme e differenze tra infiniti. Se io ho più infinito e sommo più o meno a, ovviamente ottengo un infinito. Se a meno infinito sommo o sottraggo a, ottengo meno infinito. Se lavoro solo con gli infiniti, vedrò che più infinito, se sommo due infiniti con segno positivo mi daranno più infinito, se invece faccio meno infinito, sommo quindi due infiniti di segno negativo, mi verrà meno infinito. Adesso vediamo il prodotto tra infiniti e numeri. 0 per un numero mi dà ovviamente 0. Infinito per un numero mi darà ovviamente infinito, anche qui senza parlare di segni. Più o meno infinito per più o meno infinito, e per questo intendo due infiniti con lo stesso segno, mi daranno più infiniti, mentre il prodotto di infiniti di segno diverso mi darà meno infinito come risultato. Ultimo caso, vediamo le potenze con numeri e infiniti. Se io considero più infinito elevato ad un certo numero a, appartenente ad R, ottengo più infinito quando ho un esponente maggiore di 0. Se invece ho più infinito elevato ad A, questo mi darà 0 se prendo un A a esponente minore di 0, perché ovviamente potrei poi scrivere meno infinito alla meno 3, per esempio, come la frazione di 1 fratto infinito alla terza, e quindi tornerei nel caso di una frazione con un denominatore infinito e un numero fratto infinito, abbiamo visto prima, che tende a 0. Consideriamo ora meno infinito elevato a un numero n, con n appartenente all'insieme dei numeri naturali. Mi darà come risultato meno infinito quando ho come esponente un numero n dispari, e se invece elevo meno infinito alla n mi darà più infinito, ovviamente se metto come esponente un numero n pari. Lavoriamo adesso solo con infinito e 0. Se ho più infinito elevato alla più infinito, ovviamente questo mi farà più infinito. Se invece ho il numero più infinito elevato alla meno infinito, questo, per la regola vista sopra, mi darà 0. E viceversa, se ho 0 elevato a un numero positivo, molto grande, più infinito, avrò 0. E 0 elevato a un numero molto grande, infinito, negativo, mi darà più infinito. Vediamo ora invece di parlare delle forme indeterminate. Quindi, analogamente a quello che abbiamo detto prima, sono delle operazioni che coinvolgono infiniti e infinitesimi nel calcolo dei limiti, per le quali non è possibile determinare il risultato a priori. Sono esattamente 7 e sono 0 su 0, infinito su infinito, e in effetti sono le formule che mancavano nel rapporto tra infiniti e infinitesimi visti prima. Per quanto riguarda la somma, il caso più infinito meno infinito è una forma indeterminata. Per il prodotto, 0 per infinito è una forma indeterminata. Gli ultimi tre riguardano le potenze, ed esattamente 0 alla 0, 1 all'infinito
e infinito alla 0. Per determinare il risultato di queste forme indeterminate ci sono dei metodi specifici. Vedremo più di un metodo per ogni forma indeterminata. E limiti diversi che presentano le stesse forme di indecisione daranno risultati diversi. Il risultato delle forme indeterminate può essere infinito oppure finito, cioè 0 o un qualunque numero A appartenente a R. Vediamo ora di concludere questo video parlando delle regole per il calcolo dei limiti. Vediamo che per semplificare il calcolo di un limite io posso usufruire di questa algebra sui limiti. Esattamente, il limite della somma è uguale alla somma dei limiti e questo vale anche per la differenza. Quindi scriviamo la formula per entrambe, il limite per x che tende a x con 0 di f di x più o meno g di x può essere risolto separando e quindi avendo la somma o la differenza dei due limiti. Quindi il limite per x che tende a x con 0 di f di x più o meno il limite per x che tende a x con 0 di g di x. E questa è la prima regola. Seconda, il limite del prodotto di una funzione per una costante è uguale alla costante per il limite della funzione. Quindi il limite per x che tende a x con 0 di un certo k costante per la mia funzione f di x può essere risolto mettendo da parte k e poi risolvendo il limite per x che tende a x con 0 della nostra funzione f di x. E questa è la seconda regola. Terza e quarta direi, qui ne mettiamo due insieme. Il limite del prodotto è uguale al prodotto dei limiti e questo vale anche per il rapporto. Dividiamo quindi in due formule, una per il prodotto e una per il rapporto. Il limite per x che tende a x con 0 di f di x per g di x può essere scritto e calcolato come invece il limite di f di x per il limite x che tende a x con 0 di g di x. Per il rapporto ovviamente la formula sarà il limite per x che tende a x con 0 di f di x fratto g di x diventerà la frazione con a numeratore il limite per x che tende a x con 0 di f di x e a denominatore il limite per x che tende a x con 0 di g di x. E queste le abbiamo chiamate 3a e 3b. Vediamo l'ultima formula che riguarda invece il passaggio al limite per le funzioni composte. Si passa al limite direttamente nell'argomento della seconda funzione, in ordine di composizione, ragazzi? Quindi il limite per x che tende a x con 0 della composta g di f di x diventerà la funzione g del limite per x che tende a x con 0 della f di x. Perfetto, ragazzi! Nel prossimo video vedremo l'importanza di tutta l'algebra che abbiamo visto in questo video e la useremo per iniziare a fare i primi esercizi. Spero che sia tutto chiaro, altrimenti iscrivetemi, vi auguro una buona serata, un abbraccio, iscrivetevi al canale e buona matematica!